Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra carriera su FIFA 23 con il nostro Bari. Allora, ho fatto una scelta di cui vi renderò partecipi partendo dalla classifica. In questo momento siamo noni, siamo a meno 11 dalla zona Europa, che in questo momento è il sesto posto rappresentato dall'Atalanta, e siamo a più 27, se non ricordo male, che la Cremonese è a 20 punti, noi siamo a 47, quindi a più 27 della zona retrocessione. Quindi, visto che non voglio annoiarvi, secondo me è un qualcosa che potrebbe succedere, e annoiarmi anche io a giocare delle partite che non servono assolutamente a nulla, questo è quello che faremo. Andrò a giocare le partite. Nel caso in cui le partite mi accorgerò, per esempio in questo episodio ne dovrei giocare due, nel caso in cui mi accorgo che comunque le cose rimangono sempre lì a metà classifica, magari ne faccio quattro partite e vi faccio vedere soltanto i gol. Quindi solo e solamente i gol, senza tutti gli highlights, come sempre in maniera completa. Questo perché reputo che andare a fare altri 3-4 episodi su questo campionato, se siamo destinati a restare tra il nono e il decimo posto e l'ottavo posto, quello che sia appunto totalmente inutile. Quindi direi che questa credo che sia la soluzione migliore per evitare di andare a simulare tutto il resto del campionato, che è una cosa che non mi piace. Però mi rimetto a voi, ecco, se voi nei commenti comunque mi dite che secondo voi la soluzione migliore è simulare invece che andarle a giocare, potrei anche decidere di farlo, perché appunto voglio lottare per qualcosa, voglio avere lo stimolo di giocare. In questo momento il campionato è assolutamente quasi totalmente chiuso per noi. Chiaramente, non so se questa cosa, non mi ricordo se l'ho specificata, nel caso in cui mi accorgo che ci dovessimo avvicinare in queste partite di nuovo alla zona Europa, andrei a riprendere il ritmo normale dei due episodi, delle due partite d'episodio con highlights completi. Adesso continuiamo il nostro campionato, partendo dalla partita contro l'Hellas Verona. Verona contro Bari, affrontiamo la squadra rivelazione di questo campionato assolutamente, che in questo momento si trova in zona Champions, quindi cerchiamo di mettergli i bastoni fra le ruote. Maiello, il cross, mette fuori la difesa del Verona. Bellomo allarga ancora per Maiello. Maiello dentro, c'è Piontek. Adesso che tira! Ualino che tira! Col colpo di testa. Stiamo giocando meglio del Verona. E infatti passiamo in vantaggio al 28esimo minuto con Ualino che tira. Il suo colpo di testa. Prima era stato chiuso Piontek. Al momento del cross di Maiello, la palla è capitata giusto lì e ha svettato benissimo. Bravissimo il nostro Ualino. Con l'incornata vincente. E va Maiello a raddoppiare. Con grande scelta di tempo. Beautiful man. La palla dentro. Perché tira? Che forse la chiude. Ancora Ualino al 78esimo minuto. Stavolta la giocata è super da parte di Bellomo. Perché te ne vuoi andare, Beautiful Man? Perché? Perché te ne vuoi andare? Bandiera un po' del Bari, un po' del Milan, perché sono a righe rossonere. Grande giocata di Bellomo, che vede dentro che dire, e soprattutto, oltre che vederlo, che è la cosa più banale, poi riesce effettivamente a servirlo con il suo 68-67 di overall, quant'è. E l'arbitro fischia alla fine delle ostilità. Il Bari vince contro il Verona. Fuori casa per 2-0, meritatamente. E il Verona con questa sconfitta rischia di far riavvicinare le inseguitrici per un posto in Champions. Attenzione a Bellomo. Penso di essere migliorato, vorrei rivedere il mio stipendio, dovrei guadagnare di più. Vogliamo provare a fare un altro tentativo per Beautiful Man? Vi do l'aggiornamento direttamente alla fine della trattativa, però stavolta. Niente ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta a rinnovare Beautiful Man, che torna ad essere Beautiful Man e non l'infame, anche se un po' infame anche in questa trattativa l'ha fatto,
abbiamo dovuto cedere un pochino alle sue richieste, gli daremo 7.005 a 33 anni, e quindi comunque gli abbiamo triplicato lo stipendio e gli diamo pure, mi pare, 30.000 di bonus ingaggio, quindi subito alla firma, che voglio dire non è nemmeno tantissimo, però alla fine, dagli che dagli, è riuscito lui a strappare comunque un buon contratto che voleva. Ho voluto tenere Bellomo facendo anche un sacrificio dal punto di vista economico, perché credo che le bandiere servano in questa squadra. Dopo aver perso Rocco e aver perso Capitan di Cesare e Antenucci, secondo me qualcuno va tenuto per evitare di perdere il cuore del nostro Bari. Andiamo a giocare contro il Sassuolo. Pronti per Bari-Sassuolo al San Nicola. Siamo a meno 9 dalla zona Europa. Attenzione a Verdi, prova a portare la palla fuori. Che dira, palla dentro per Piontek. Pur soffrendo, il Bari va in vantaggio al primo contropiede utile contro un Sassuolo sbilanciato che sta giocando una partita strepitosa con i suoi attaccanti. Evidentemente però la difesa non è all'altezza dell'attacco e prende un gol un po' da polli. Qua abbiamo Walter Nudo in porta in versione platinata, non so chi sia il portiere del Sassuolo. E bravo anche Piontek a non sbagliare, che comunque non è mai scontato metterla dentro. 1-0 Bari al 30° minuto. Ci stava spaventando il Sassuolo, ma siamo ancora vivi. Attenzione perché c'è spazio per Christoph Piontek. Piontek, Piontek! Doppietta del pistolero! E il Bari va sul 2-0 contro il Sassuolo. Spallata decisiva probabilmente alla partita. Sassuolo un po' più stanco in questo secondo tempo, dopo che ha spinto come i dannati nel primo. Però in difesa sempre molto aperto il Sassuolo. Insomma, devo dire che il Sassuolo rispecchia effettivamente com'è nella realtà. Molto propositivo, tantissima qualità in campo, in difesa poca roba. Basta, fischia. Ci devono fare prendere gol per forza, che vogliamo fare anche l'obiettivo dell'imbattibilità in casa. Il tiro, ecco, dovevamo prendere gol per forza. Siamo al 94esimo. La palla è stata per 3 ore al centro del centrocampo. Perché non ha fischiato? Potevamo fare l'imbattibilità in casa. Mannaggia tutto. Tra l'altro Raspadori non ha giocato. Un crimine contro l'umanità per il Sassuolo non far giocare Raspadori, che infatti è appena entrato, ci purga. Aspettava che prendessimo gol. E vabbè, tanto quell'obiettivo delle 5 partite senza prendere gol in casa è impossibile. Peccato, perché questa partita la potevamo fare. L'importante però sono i 3 punti. E andiamo a giocare il derby, ragazzi, contro il Lecce, derby di ritorno. Tutto pronto per il derby pugliese tra Lecce e Bari. Stavolta siamo in casa dei nostri acerrimi rivali. Poi ripropone Marcos Alonso. Attenzione a Khedira. Gran dribbling di Walino Khedira. Il cross deviato. C'è Massimo Perrone. Palla per Verdi. Verdi fuori. Dove l'ha tirata Simone Verdi col destro. Allora si va sul fondo per Marcos Alonso. Attenzione a Khedira. Che parata che ha fatto il portiere del Lecce. Aveva tirato a botta sicura Walino. Adesso si apre il Bari. Pavlovic non riesce a chiudere. Che parata di Caprile. Quando siamo all'86esimo minuto. Vediamo se fischia l'arbitro. Fischia la fine di questa partita rognosa, molto equilibrata. Un derby tipico delle squadre italiane, diciamo un po' più di bassa classifica, giocato per lo più in maniera nervosa. Non riusciamo a conquistare i 3 punti. Credo che comunque, per quello che si è visto in campo, sia il risultato nettamente più giusto. Allora ragazzi, prima di andare a giocare e voi vedere l'ultima partita di questo episodio, andiamo a vedere che sono arrivati, diciamo, i resoconti sui giocatori che avevo deciso di seguire. Partendo da Stefano Turati, portiere del Sassuolo. Turati è un 71 e ha 22 anni. 3.600.000, potrebbe essere un sostituto di Caprile nel caso in cui volessimo fare cassa
con il nostro portierone. Daniel Maldini, scadenza di contratto anche lui tra 3 mesi, se non verrà rinnovato, è un 71 a 22 anni, stessa cosa, valore quasi identico a Turati, però uno stipendio nettamente più alto perché gioca al Milan, non per altro. Cristian Volpato, trequartista, scuola Roma, 72 a 20 anni, questo infatti il valore più alto, è un mancino, potrebbe farci veramente comodo, anche se abbiamo preso Charles, però potremmo dare Charles in prestito, Botta se ne andrà e prendere lui, però 5,5 milioni sono tanti, forse il prestito, uno scambio di prestiti, dare Charles in prestito e prendere lui in prestito potrebbe essere la via giusta. Baldanzi, gran giocatore, 21 anni, già un 75, trequartista, che questo andrebbe preso nettamente a titolo definitivo, ma costa, perché costa 12 milioni e mezzo, già un trequartista affermato, un po' piccolino di statura, 1,70, anche lui mancino, ma tanta roba tecnicamente. Zanotti è invece un terzino destro della primavera dell'Inter, in questo momento già in prima squadra, 71 a 21 anni, 4 milioni. Insomma, tutti da tenere diciamo in attenzione, però Daniel Maldini, se fosse gratis, così come Colombo, potrebbero essere delle buone alternative. Ultima partita di questo episodio flash, questa la giochiamo contro la Sampdoria. Bari Sampdoria, buona occasione per fare punti. In questo momento vi aggiorno io, siamo a meno 10 dal sesto posto. Rimpallo che premia ancora Candreva per la terza volta. Vediamo quante volte la dobbiamo levare. Incredibile il gol sbagliato da Murillo. Tutto solo davanti Caprile, da pochi metri. Si vede che non è proprio un giocatore tecnico Murillo, mettiamola così. Ha deciso di gestire palla Perrone. Attenzione, attenzione, perché c'è Charles. Charles supera il portiere. Charles, salvataggio sulla linea. Il controcross che diventa un tiro traversa. E poi Piontek tutto solo non riesce. Beautiful man, palla fuori per Perrone, incredibile occasione per il Bari. Vediamo se c'è un'altra possibilità per lui. Charles al tiro, parata di Audero, è entrato benissimo Charles. Perrone rimette per Piontek, ancora deviazione, poi Charles al tiro, fuori di poco. Altra bella giocata del nostro talentino. Esce di pochissimo, mamma mia che gol che stava per fare Charles. Cambio gioco per il cugino di tutti, attenzione perché c'è spazio dentro, c'è spazio dentro, Charles ancora lui fuori col destro. Quarta grande occasione per Charlie, il nostro Charlie non riesce a sbloccarla. La palla dentro, l'imbucata, attenzione, il salvataggio col brivido da parte del Bari. C'è una sovrapposizione importante da parte del cugino di tutti che poi prova a metterla dentro. Attenzione, a Beautiful Man fuori, fuori, non è possibile, non è possibile, non si riesce a sbloccarla. Probabilmente finirà qua la partita, ci abbiamo provato in tutti i modi ragazzi, in tutti i modi. Ma non c'è stato verso di vincerla, quindi secondo 0-0 consecutivo per il Bari, che adesso vede scivolare via ogni possibile speranza, seppure era molto marginale, di rientrare nella corsa per l'Europa. Verdi si è infortunato, frattura al dito del piede per 3 mesi, fortunatamente a fine campionato, quindi ce l'avremo per l'inizio della prossima stagione. Chiaramente Samardzic rimane uno dei possibili sacrificabili in chiave di calciomercato, perché un 74 con un buon valore diciamo di vendita che fa il panchinaro non ce lo possiamo secondo me permettere, quindi è uno dei possibili partenti realmente. Cercando poi di reinvestire quei soldi in un altro centrocampista che magari abbia lo stesso valore ma che riesca meglio con noi. Nel frattempo ci dicono che Okoli vale 10 milioni e 500 mila ma si è appena trasferito all'Amburgo. Questo è un buon centrale, 75 a 22 anni è un buon centrale ma vale già tanto. Quindi andiamo a vedere la classifica per vedere una cosa che noi vogliamo fare un po' gli avvoltoi. Siamo sempre noni a meno 9. Vabbè, dall'Hellas Verona che sta scendendo, attenzione all'Hellas, la Lazio a meno 2, il sogno rischia di svanire, però volevo vedere Cremonese, Genoa e Lecce, quindi Lecce, i nostri acerrimi rivali ultimi in classifica, questa cosa ci riempie di gioia, non me ne vogliono i tifosi del Lecce, chiaramente si fa per gioco, però noi siamo baresi nell'animo in questa carriera. Quindi Cremonese, Genoa e Lecce stanno scendendo, la Cremonese ancora se la sta battendo però, mentre invece Genoa e Lecce sono condannate. Quindi
potremmo andare a vedere poi i giocatori di queste due squadre per renderci conto effettivamente di in queste due squadre, ovvero Lecce e Cremonese, chi c'è di appetibile, giocatori che possono essere appetibili per noi nel caso in cui appunto queste squadre, Lecce chiaramente no perché non ce li danno i giocatori, ma la Cremonese per esempio, potremmo cercare di capire chi ha di giocatori interessanti nel momento in cui vanno in Serie B, potrebbero essere realmente interessati a venire da noi. Questo è una cosa che faremo chiaramente a fine campionato, adesso stiamo dando semplicemente così un'occhiata, tipo Desser, insomma giocatori interessanti ce ne sono, Youngton, buon esterno, andremo a guardare poi sicuramente più avanti. Per ora volevo limitarmi a dire che questa potrebbe essere un'alternativa di mercato, e anche del Genoa chiaramente dovremmo andare a guardare. Stanno per scadere appunto i relativi contratti di prestiti, ovvero Piontek, difficile andarlo a sostituire perché sta facendo un buon finale di stagione, anzi sono solo due in questo momento, ovvero Piontek e De Sciglio. Dovremmo provare a comprarli, però effettivamente hanno un valore secondo me troppo alto per comprarli, e quindi proveremo a riprenderli magari in prestito, non lo so. Due partenze difficili da digerire, anche queste, forse più di quella di Højlund che non era risultata granché. Ragazzi, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate, fatemi sapere, io vi faccio rivedere di nuovo la classifica, fatemi sapere, mi raccomando, se nell'ultimo episodio volete rivedere un mega riassunto come questo, oppure direttamente andiamo a simulare le ultime tre partite, visto che siamo ancora, ne mancano tre se non mi sbaglio, siamo a meno 9, quindi in teoria la matematica, l'aritmetica non ci dà per spacciati, però capite bene che è come se fossimo già fuori dall'Europa, quindi potremmo accelerare i tempi e andare direttamente al calciomercato. Fatemelo sapere qua sotto in un commento, mi raccomando, lasciate un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!